Giornata nera per Prato sul fronte dell'epidemia di Covid, non tanto per i nuovi casi che sono 100, il numero più basso da molti giorni, ma per i decessi. Il bollettino della regione segnala infatti ben 12 morti in provincia, anche se in un caso si tratta di un falso positivo. Le vittime pratesi di oggi, secondo quanto comunicato dall'ASL Toscana Centro, sono un uomo di 80 anni e uno di 81 deceduti al Santo Stefano, un altro uomo di 87 anni deceduto alle cure intermedie, medie e uno di 78 per il quale non è specificato il luogo del decesso. Ci sono poi una donna di 74 e una di 61 anni decedute a casa, una donna di 85 anni morta alle cure intermedie e una di 88 deceduta nella RSA Villa Speranza. Ci sono infine altre tre donne morte al Santo Stefano, rispettivamente di 69, 89 e 90 anni. Il dodicesimo decesso segnalato da ASL e Regione riguarda una donna di 93 anni e non un uomo come comunicato inizialmente, morta nella RSA Mengoni di Baiano. In realtà, come appurato direttamente alla struttura, la signora aveva avuto un tampone falso positivo che era stato ripetuto. Purtroppo il risultato del secondo esame, negativo, è arrivato successivamente alla comunicazione all'ASL del decesso, che così è stato erroneamente considerato come per Covid. Il numero delle vittime quindi scende a 11. I morti pratesi fanno parte dei 72 totali registrati in tutta la Toscana, con un'età media di 82,7 anni. Anche qui si tratta di un numero mai raggiunto finora, anche se nel bollettino si specifica che alcuni dei decessi comunicati agli uffici della regione nelle ultime 24 ore si riferiscono a morti avvenute nelle settimane scorse, senza però fornire ulteriori dati. Sia in Toscana sia a Prato calano i pazienti in ospedale, che al Santo Stefano sono 7 in meno nel reparto Covid, oggi 135 con 13 posti liberi, mentre crescono di uno in terapia intensiva, 28 ricoverati con 4 letti liberi.